Ciao, ciao a tutti. Faccio questo video molto, molto velocemente perché volevo fare volevo dire una piccola cosa che ho pensato, una piccola considerazione. Si sente sempre più spesso, e soprattutto su LinkedIn, si sente dire non compro, non si compra più un prodotto o un servizio, ma si compra chi vende questo prodotto e servizio. È una cosa che possiamo ben vedere, per esempio, che ne so, in Apple. Noi in Apple abbiamo un noi compriamo Apple perché è Apple, no? Si crea una specie di, se vogliamo, di tifoseria, no? È un brand. E tutto quello che ci propina ce lo compriamo, dico io o te che stai guardando, però dico in generale. Anche perché io di Apple ho solo un iPad del 2012 e fa strabene, non fosse per gli aggiornamenti di sistema. Questo per dire che quello su cui anche io sto puntando con il podcast e altre cose che faccio è. Non è tanto mettermi in mostra per dire ah, quanto sono bravo, quanto sono bello, perché sarebbe comunque opinabile come cosa, ma quello che penso è che se una persona viene da me a fare un corso o a prendere o sceglie uno dei servizi che propongo, sceglie me per prima cosa. Perché quello che dico io lo dicono in altri 250.000. Io stesso seguo delle persone di cui nutro fiducia per le cose che mi hanno fatto vedere. Magari possono essere dei personaggi costruiti. Come faccio a saperlo io? Quello che metto in mostra io è anche una piccola parte diciamo, dei valori in cui mi ci rivedo, una piccola parte che però è ben è una parte importante, anche se piccola, perché mi permette di uscire, no, dalle nostre case, dai nostri uffici, dalle nostre camerette, e non è tanto un mettere in piazza, ma dire guarda, questo sono io, non tanto la penso così, ma vivo così. Ed è un modo per creare connessione con le persone che vogliono seguirmi. Io lo reputo una delle cose più importanti, una cosa di la verità, verità per la verità. È un po' come adesso, no? Poi ovviamente qualcosa costruisci anche, no? Perché per dire io sì, sono qua, sembra che c'è una bellissima libreria qua dietro, un po' incasinata, in realtà sono seduto sul mio cuscino da meditazione, che ha anche un nome, non mi ricordo più come si chiama, inginocchiato quasi a terra per avere una buona, diciamo, resa del video che non sia sempre il solito sfondo, no? Sono piccole cose, oppure giro qua, c'è un gatto che dorme, là c'è un altro gatto che dorme, c'è mia figlia che dorme sotto, insomma, sono tutte queste cose che stanno nell'ambiente familiare, ma che stanno anche nell'essere proprio della persona, perché quando scegli, a me darebbe molto fastidio scegliere una persona falsa, no, non una persona falsa, ma una persona che non rispecchia, in cui non mi ci rivedo nei suoi valori, perché me la rende più umana adesso, più umano di me, non so, cioè, nel senso ce ne sono tanti, però è il minimo sindacale. So che delle cose così non si dovrebbero dire neanche su LinkedIn, perché siamo tutti SEO, manager, complimenti, tutte queste cose su cui ho già ironizzato tantissime volte. E niente, questo sono io, questo era il pensiero di oggi. E
ed è il pensiero, uno dei pensieri che metto anche tutti i giorni, 7 giorni su 7, sul mio podcast We Are The Net. Che dire? Grazie per avermi ascoltato in questi 5 minuti di confessioni, di verità per la verità. E ti auguro un buon proseguimento. Ciao.